L'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee riunisce coloro che hanno ricevuto il Tridente d'Oro. Premio creato nel 1960 e considerato il Nobel delle attività subacquee. Dalla Sardegna alla Sicilia, anzi Austica, che della Sicilia è una delle figlie più belle e conosciute. Austica è ancora tempo di vacanza, chi vive al nord è avvertito. I sub sanno cosa vuol dire Austica, per questo sport affascinante. Le sue acque sono lì, chiare e limpide, a spiegare tutto. Dalla prima edizione, del 1960, sono stati insigniti col Tridente d'Oro oltre 250 personaggi famosi. Ma anche scienziati, ricercatori, pionieri, giornalisti e docenti, meno noti al pubblico, ma espressione dell'eccellenza nel loro settore a livello internazionale. Finalità dell'Accademia sono, oltre al conferimento del Tridente d'Oro, lo sviluppo, la conoscenza e la divulgazione delle attività subacquee, scientifiche, tecniche, artistiche, culturali, divulgative e sportive, e la diffusione della cultura del mondo sottomarino in un contesto interdisciplinare. In tale quadro l'Accademia organizza stage, seminari, convegni e cura la pubblicazione di ricerche e studi. Essa costituisce un punto di incontro e di riflessione interdisciplinare, al di sopra di ogni interesse ed influenza di parte. Abbiamo visto 30 dei circa 250 tridenti conferiti. Sono solo alcuni dei tridenti, e dei tridenti non tutti sono famosi. Ci sono tridenti che hanno fatto cose eccezionali nel loro campo e non sono conosciuti dal grande pubblico, ma sono nomi, grazie ai quali, la subacquea ha comunque effettuato qualche progresso. Questa è un po' la filosofia del tridente. Premiamo chi ha reso la subacquea migliore e più avanzata. Tridente e l'Academy Awards sono premi che identificano i migliori. È infatti il massimo premio d'eccellenza a livello mondiale per attività particolarmente meritorie svolte nelle attività subacquee scientifiche, tecniche, tecnologiche ed iperbariche, divulgative ed artistiche, sportive ed esplorative.
Proseguiamo con l'ultimo di questo tredicesimo appuntamento di Mare Nord-Est, a cui l'Accademia ormai è un partner. È un piacere e anche un onore introdurre il nostro prossimo candidato, un amico, una persona veramente appassionata, ma insomma non voglio dirvi niente di più, anche perché lui sarà in grado di appassionare tutti noi. Permettetemi quindi di introdurre Andrea Alpini, istruttore tecnico, svolge questa attività da oltre 20 anni, ha iniziato nel 97 con le immersioni a circuito aperto e ancora oggi pratica, in combinazione ovviamente con l'ausilio degli apparecchi a circuito chiuso. Appassionato di storia navale e di relitti profondi, la sua passione lo ha portato ad immergersi su moltissimi relitti, ne cito alcuni tanto per dirne, ma la lista è lunghissima, dalla Viminale piuttosto che dal Britannic, la sorella gemella del Titanic, oltre al relitto dell'Andrea Doria che occupa uno spazio speciale nel suo cuore. Collabora con diverse riviste di settore su cui tiene rubriche dedicate alla subacquea tecnica e divulgazione della cultura dell'immersione profonda e a cui accosta l'attività editoriale e quella di conferenziere. Ha pubblicato diversi libri che hanno avuto un grande successo, come Immersioni selvagge, Deep Blue, storie di relitti e luoghi sommersi e soprattutto Andrea Doria, un lembo di patria. E sono quindi a chiamare sul palco Andrea Alpini. Buongiorno a tutti. Beh, devo dire che anche se ho raccontato questa storia molte volte, oggi sicuramente ha un peso completamente diverso. Oggi parleremo dell'Andrea Doria, una nave che sicuramente nel suo nome ha già la descrizione del mito che ha rappresentato per l'Italia negli anni addietro, ma soprattutto per il significato che ancora oggi continua ad occupare, non solo all'interno del panorama di chi si interessa di storia o di relitti, ma anche all'interno proprio della società italiana. Ho deciso di iniziare questa presentazione, in realtà, con, si possono dire, le parole che in realtà hanno ispirato l'ultima spedizione che è stata fatta nel 2023 sul relitto dell'Andrea Doria. Le parole che vedete alle mie spalle erano state scritte da Dino Buzzati sull'articolo uscito sul Corriere della Sera il 27 luglio del 1956. Dino Buzzati allora aveva tributato queste parole all'Andrea Doria che era scomparsa, ma io ho scelto di dedicarle al significato che il Tridente d'Oro ricopre nel mondo. Perché? Perché a mio avviso questo non è semplicemente un premio, ma è in realtà il significato, è il massimo dell'italianità che viene esportata attraverso delle eccellenze in diversi ambiti di applicazione. E così, in realtà, questa per me è un'analogia con questa bellissima nave che è divenuta un relitto, che è appunto l'Andrea Doria. Devo dire la verità che quando ho ricevuto l'email da parte del presidente Ferraro, in cui mi si diceva che sarei stato premiato nella categoria come esploratore, mi sono domandato se davvero me lo sarei meritato. Ma non me lo sono domandato solo quel giorno. In realtà molte volte nelle mie immersioni mi sono chiesto effettivamente chi potesse essere oggi un esploratore. Perché, per così dire, è vero che si possono esplorare tantissimi luoghi della Terra, però se ci pensiamo, addirittura oggi esiste un libro, anzi un atlante, delle isole remote e le isole sconosciute. Quindi il significato di esplorare ha completamente cambiato di significato. Una volta esplorare significava andare in luoghi remoti e darne un'identità, darne un nome, dare un significato, dare la loro posizione su una mappa. Oggi esplorare ha un significato diverso, o almeno lo ha per me, significa esplorare anche i sentimenti, le sensazioni che si provano nel compiere una determinata azione. Quindi diciamo esplorare un po' le infinità proprio del carattere umano. Andrea Doria, un lembo di patria, è per me stato anche il titolo del libro che poi ho scritto alla fine di un lungo lavoro, durato diversi anni, condotto prevalentemente all'interno degli archivi della Fondazione Ansaldo a Genova, che ha deciso di supportare la parte scientifica e storica, mettendo a disposizione un
enorme volume di documenti che molto spesso non erano mai stati resi noti. Il lavoro con la Fondazione Ansaldo per me è stato importante ed è stato duplice, nel senso che tanto ho ricevuto dalla Fondazione, tanto ho dato alla Fondazione. In qualità di ricercatore e di storico, per quello che è il mio ambito di ricerca, nel mondo ho comperato ovviamente molti materiali e molti li ho anche donati alla Fondazione Ansaldo, proprio perché il mio scopo era quello poi di renderli fruibili a chiunque. E così è nato un lavoro che in realtà è stato condotto in parte ovviamente in Italia e in parte sott'acqua, perché per chi come noi si immerge, lo scopo poi è quello di scendere sott'acqua, di andare a cercare ciò che noi abbiamo cercato in superficie, e quindi un rapporto dialettico. In questo rapporto dialettico in realtà ci sono stati anche dei partner, come avete visto poco fa. Tra i partner istituzionali che per me hanno avuto un ruolo importante ci sono state sicuramente anche l'Università di Padova, l'UECMS in America e il CNR, con il quale abbiamo svolto insieme una serie di studi legati proprio agli aspetti fisiologici del subacqueo in ambienti considerati da un punto di vista della medicina iperbarica estremi, soprattutto per quello che riguardava i piani decompressivi e anche una parte legata allo stress che veniva accumulato giornalmente, settimanalmente dai subacquei, e anche per infine studiare il decadimento neurologico effettivo che c'era nelle persone, e quindi andare a studiare che cosa? La nostra capacità decisionale all'interno di questa spedizione. Due sono stati gli anniversari che hanno condotto un pochino il viaggio e le linee guida, diciamo, di questa spedizione Un Lembo di Patria dell'anno scorso. Da una parte avete visto il 70° anniversario dell'entrata in servizio della turbonave Andrea Doria e dall'altra parte in realtà il 55° anniversario della prima spedizione italiana condotta nel 1968 da Bruno Vailati, Tridente d'Oro, e da Stefano Carletti, altro Tridente d'Oro. Quindi il significato nostro è stato anche quello di continuare, di dare un senso di continuità con il lavoro che era stato iniziato 55 anni prima da alcuni italiani. Un omaggio a tutti gli effetti. Cos'era l'Andrea Doria? In sala direi che vedo tutte persone più adulte di me, eccetto qualcuna, quindi è una nave che di per sé davvero non avrebbe bisogno di presentazioni. Eppure era un simbolo d'Italia, era il simbolo dell'Italia della ricostruzione. Perché? Perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale l'Italia ovviamente esce perdente dal conflitto e ovviamente perde anche le rotte nordatlantiche, le rotte commerciali nordatlantiche. Allora De Gasperi, in un viaggio volto verso gli Stati Uniti d'America, incontrerà Truman e all'interno dell'ampio piano di ricostruzione richiederà anche la restituzione commerciale di questa rotta. Truman acconsente e in cambio vi sono proprio le parole riportate dai quotidiani anche dell'epoca in cui De Gasperi dice: beh, se ci ridarete queste rotte vi prometto che costruiremo la più bella nave di sempre che porterà l'Italia verso gli Stati Uniti e gli Stati Uniti verso l'Italia. A bordo dell'Andrea Doria hanno viaggiato moltissime persone di spicco, era una nave diplomatica a tutti gli effetti. Considerate che lo stesso generale Marshall, quando compie il suo viaggio in Europa, da nord a sud del nostro continente, sbarcherà proprio a Napoli a bordo dell'Andrea Doria. Nasce nei cantieri Ansaldo, a Genova, e nasce dalle maestranze, in realtà, che quasi non se ne riescono a staccare fino oltre dopo il varo, quando la nave entra in servizio. In archivio ho trovato moltissime testimonianze che alcune volte sono realmente strappalacrime. Ci sono parole di manovali, di ebanisti, che dicono: ho passato l'aspirapolvere, ho lucidato gli ultimi tavolini dell'Andrea Doria prima che questa per sempre lasciasse gli ormeggi per la prima volta e in un certo senso riprendesse la rotta verso il nuovo mondo. L'Andrea Doria era a tutti gli effetti una nave importante, era la nave degli italiani e in effetti tutte le volte che io racconto questa storia di questa nave spesso poi mi ritrovo di fronte delle persone che o hanno avuto un rapporto ovviamente con il transatlantico, non per forza in modo diretto, ma spesso attraverso un rapporto filtrato, parenti, amici, conoscenti,
chi stava in prima classe, chi faceva il cuoco, chi era un cameriere, chi ha avuto la zia, il nonno, chi conserva ancora una chiave di una cabina. Beh, insomma, era una nave che in realtà ci rappresentava ed era una nave che ci rappresenta realmente, ancora oggi. D'Andrea Doria è un orgoglio italiano, anche se non esiste più, e anzi, forse per fortuna non esiste più. È chiaramente una forzatura dire questo. Ma perché è una forzatura? Perché spesso le navi, purtroppo, alla fine della loro carriera vengono dimenticate, vengono abbandonate, vengono smantellate. Beh, il fatto che sia affondata l'ha resa sicuramente eterna, è diventata un mito, ma proprio perché non c'è più, è l'assenza, la forza dell'Andrea Doria. Allora nell'andare sott'acqua si possono ricercare ancora tutto ciò che la rendeva bella. Cosa significa questo? Vi è mai capitato di vedere una rovina antica? Suppongo di sì, nel nostro paese è pieno di rovine antiche. Eppure da un rocco, da un concio, spesso si capisce la bellezza di quell'edificio, dall'essenza di una modanatura, di un dettaglio, e così avviene con l'Andrea Doria. È toccante, nel vero senso del termine, toccarla è emozionante, restituisce qualche cosa a voi che la state guardando, che la state toccando. I relitti sono navi, ma per esplorarle, per conoscerle, dovete conoscere la nave. Senza la nave tu non potrai mai conoscere il relitto. E questo sicuramente è vero quando ci si immerge sull'Andrea Doria. Perché? Perché quando è affondata nel 1956, la parte più alta della nave arrivava a circa 55 metri di profondità. E così l'hanno trovata i primi italiani, le cui immersioni, nonostante il libro di Stefano Carletti si intitoli per l'appunto Andrea Doria meno 74, in realtà la maggior parte delle immersioni erano svolte intorno ai 60 metri, cioè appena al di sotto della muraca, al centro della nave, 60, 62, 64 metri. Stefano stesso mi ha raccontato, io a 74 metri ci sono sceso una volta, per il resto stavamo sulla mediana, era ovvio, dovevano raccontare la nave. Oggi, quando ci si immerge sull'Andrea Doria, il relitto inizia intorno ai 67, 68 metri di profondità. Cosa significa? Che l'oceano l'ha consumato, l'ha sgretolato, lo sta distruggendo. E qui anticipo qualcosa che in realtà era uno dei punti che come esplorazione avremmo voluto toccare, cioè dare un senso, non guardare solo al passato. È vero che senza il passato non vi può essere futuro, ma allo stesso tempo noi dovevamo raccontare non ciò che è stato anche, ma ciò che sarà, quale sarà il futuro di questa nave. Il primo viaggio su questo relitto in realtà l'ho fatto nel 2022. Purtroppo è arrivato tardi, nel senso che con tutti gli anni di Covid ho cercato ingiustamente di combattere, di andare dall'altra parte del continente, attraversare l'oceano per uscire ad immergersi, e non è mai stato possibile per un motivo o per l'altro. Neanche chiedendo i permessi ai consolati in deroga, alla fine è sempre stato rimandato. Il 2022 in realtà avrei dovuto trovarmi in Sudafrica per una spedizione in una miniera, poi pochi mesi prima era stata cancellata e fortuitamente, un giorno ho ricevuto un'email da Steve Gatto. Steve Gatto è uno dei tre subacquei americani che oggi detengono i diritti di recupero del relitto. Ovviamente non l'ho ricevuta casualmente, eravamo in contatto da molti mesi, da molti anni a dir la verità. E Steve, lui che sta alle mie spalle, mi scrisse: guarda che a settembre, era il mese di agosto, era il 5, il 6 di agosto, mi ha detto fra un mese c'è un mio amico che esce con una barca, loro hanno una barca da esplorazione e vanno sul Doria. Beh, io ho fatto realmente carte false in tutti i sensi per riuscire a partire, ma come spesso accade in tutte queste storie, quando sono partito c'era un uragano e così fino all'ultimo giorno non sapevamo se fosse stato possibile immergersi, partire. A dir la verità, poche ore prima che io prendessi l'aereo, il comandante della barca in America mi ha telefonato e mi ha detto: Andrea, non venire. E io gli ho detto: vabbè, guarda, io il biglietto l'ho fatto. No, guarda, non venire perché è impossibile. Però ero molto cocciuto, molto determinato. Infatti la nave si chiama Tenacious, forse alla fine ci sono poi questi segni del destino che per qualche motivo ti uniscono. Beh, sono partito lo stesso, lui mi ha detto: guarda, ti do l'indirizzo di dove è la barca, sali, dormi a bordo, se poi si riesce a partire mi vedrai arrivare venerdì. E sono stato a bordo una settimana sperando e guardando tutte le ore lo schermo di quel telefono che non cambiava mai, con questo uragano che continuava a diventare sempre più grigio.
Poi alla fine ci siamo riusciti ad immergersi e così è nata la prima spedizione nel 2022, che in realtà è stata condotta ancora in circuito aperto, che era l'unico sistema di immersione che allora conoscevo. L'anno successivo sono tornato con il circuito chiuso, con l'idea però di portare degli italiani, di portare delle persone, di condurre e di compiere un lavoro, quello che nel 2022 avevo semplicemente assaggiato. L'Andrea Dori, abbiamo detto, era la nave che rappresentava e a tutti gli effetti il Made in Italy ed è famosissima la sua prima classe. Considerate che a bordo dell'Andrea Dori è stato girato anche un film con Marlon Brando che si chiamava On the Waterfront. In realtà è stata usata l'Andrea Doria come, diciamo, sfondo all'interno dell'Hudson River per girare questo film. Ma era la nave in cui ci stava Anna Magnani, Orson Welles, Spencer Tracy, piuttosto che ovviamente il nostro italianissimo Alberto Sordi. Cosa resta oggi dell'Andrea Doria? Tutto e niente per certi versi. Infatti il mio dubbio alla fine del 2022 era: ma ha senso tornare l'anno prossimo e provare a fare un lavoro? Perché? Perché in realtà per molte parti questo relitto non esiste più. Cosa significa? Quasi 90-100 metri di nave che una volta arrivavano da 55 metri a 74-72 metri di profondità, oggi sono non più di 5-6 metri. L'oceano l'ha sgretolata e quindi è difficile riconoscere il relitto. È difficile capire cosa si guarda. Alcune volte la visibilità è di un metro, di due metri, tre metri, e quindi anche filmare, fare fotografie, diventa tutto difficile. Ma devo dire che nel 2023 siamo anche stati fortunati, uno di quei pochi casi rari in cui veramente sembra che tutto funzioni. Mi ricordo un giorno, era un mattino presto, e immergendosi ad un certo punto, intorno ai 50 metri, la visibilità era veramente pulita, davvero quasi cristallina per essere l'Oceano Atlantico. A un certo punto io ho visto delle enormi scie bianche nell'acqua e lì per lì ho realmente mi sono preoccupato di due cose. Ho un'allucinazione, che diavolo di miscela sto respirando, perché ho detto non è possibile vedere queste enormi scie bianche nell'acqua, ma ampissime. E non ci credevo. Poi sono sceso ancora di pochi metri e in effetti era il relitto, e l'Andrea Doria era comparsa. Che cos'erano quelle scie bianche? Erano i calascialuppe della murata di dritta, quella che sta oggi sul fondo dell'oceano. Perché erano bianche? Perché l'Andrea Doria è colonizzata da anemoni in molti punti, ma essendo oceano Atlantico è tutto fuori scala. I pesci sono grandi, gli anemoni sono enormi, la nave è grande, e poi lo vedrete quanto grande è. Per me questo è uno degli aspetti più affascinanti in assoluto. Quando tu ti immergi su un relitto di grandi dimensioni, capisci la grandezza della nave e quanto tu piccolo sia nei suoi confronti. Quanto tu puoi niente in rapporto alla corrente che c'è, agli agenti naturali con cui tu ti confronti, ma alla fine in cui tu in realtà semplicemente ti trovi. Quella che vedete alla mia destra in realtà è una delle tre piscine che erano a bordo, quella di seconda classe. Ancora con le sue piastrelle, la scaletta, quella di prima classe non si trova più, è scomparsa, è caduta, così come quella di terza classe, si è disgregata. In realtà considerate che l'invaso proprio della piscina di seconda classe si è staccato completamente, è una piscina a sé stante staccata dal ponte, all'interno della quale, volendo, ci si può ancora fare una nuotata. Il significato, come vi dicevo, del rapporto con il passato. Questo per me è importantissimo. E così c'è una fotografia che mi ha sempre estremamente affascinato del libro di Stefano Carletti, Andrea Doria meno 74, che era quella di spolverare, di pulire, di lucidare le lettere del nome dell'Andrea Doria. Perché loro avevano fatto questo? Perché per chi vorrà anche rileggere quelle pagine di 56 anni fa, vi accorgerete che diranno spesso: avevamo tecnologie, cioè impianti di illuminazione, così scarsi che non riuscivamo a vedere. E quindi loro dicevano: sì, sappiamo che questa è l'Andrea Doria perché abbiamo le coordinate LORAN, perché sappiamo il punto di affondamento, perché ritornano diversi elementi, va da sé. Ma cosa fa dell'Andrea Doria l'Andrea Doria? Loro avevano bisogno di una prova televisiva, questo è quello che dice sempre Stefano Carletti. E allora si recarono a Poppa. E a poppa della nave, per alcune immersioni, lucidarono la scritta finché la fecero emergere e poi la fotografarono.
a me era sempre piaciuta l'idea di dare un omaggio veramente agli italiani che erano stati, di andare a ripulire il nome della nostra nave. E così nel 2023, quando siamo andati a Prua, in realtà c'è stata questo senso di continuità, questo passaggio del testimone, per così dire. E se Stefano Carletti aveva appunto pulito le lettere Andrea, a me è toccato di spazzolare le lettere Doria. E così si è compiuto realmente un passaggio fra queste più che due generazioni. Vi racconterò un aneddoto. In realtà il giorno che sono partito non avevo detto niente a nessuno. Parlo del 2022, un po' per scaramanzia, un po' perché non sapevo fino in fondo se ce l'avrei fatta, se l'avrei vista. Ho chiamato Stefano Carletti, che stavo per prendere l'aereo da Malpensa, e lui aveva la voce che era commossa. Stefano è un omone in tutti i sensi. E quel giorno però mi ha detto: Andrea, vai e dai una carezza a quella bella nave. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo da lui. E così è stato. È stato proprio un senso di riportare non gli occhi di un anziano sulla nave, ma il senso dell'Italia, di qualcuno che aveva visto e aveva raccontato al mondo che quella nave effettivamente era l'Andrea Doria. Che cos'è questa? Questa è l'ancora di rispetto dell'Andrea Doria, sta in coperta. Questo era semplicemente un piccolo frame per farvi capire quanto le proporzioni siano grandi. Tra poco questo lo vedrete, è un argano di tonneggio, sono veramente enormi. Da qui partono le catene che vanno verso le ancore, gli occhi di Cubia. E quando tu ci passi attorno quasi non lo riconosci l'elemento, perché è troppo grande rispetto alla tua dimensione umana. Quindi devi farti in là, devi allontanarti. E per allontanarti certe volte sul relitto hai bisogno anche di coraggio, perché la corrente è realmente impetuosa, è pericolosa in tanti punti. Da quell'immersione in realtà siamo andati poi oltre. E se è vero che l'Andrea Doria sta a 74 metri, sotto la falchetta di dritta, lì dove l'Andrea Doria in realtà si è incuneata per sempre e unita ai fondali oceanici, c'è una fossa. Arrivi oltre gli 80 metri di profondità, perché quando l'Andrea Doria si è appruata ed è finita per sempre sul fondo dell'oceano, lì l'acciaio si è piegato. E questo per me è stato bellissimo rivederlo come elemento, perché capisci la forza anche della nave. Avevo notato la stessa cosa quando alcuni anni prima mi ero immerso sulla prua dell'HMS Britannic, la nave gemella del Titanic. E anche in quell'occasione era stato bello vedere proprio come le lamiere in realtà in alcuni punti non si sono spezzate. Cioè l'acciaio, che è duttile, si piega ma non cede. Ed è stato veramente bello, significativo. In archivio che cosa ho trovato? Tantissimi documenti storici che hanno permesso anche di riscrivere alcune pagine rispetto a ciò che si conosce e a ciò che si presume di conoscere dalla vicenda dell'Andrea Doria. Uno dei primi che ho iniziato a studiare era una cartella piena di fogli dattiloscritti o manoscritti. Forse un po' lontano, però su questa cartella c'è scritto: riservatissima, turbonave Andrea Doria, notizie varie e documenti, relazioni sull'affondamento. Chi l'ha scritta anzitutto? L'ha scritta l'ufficiale di macchina anziano dell'Andrea Doria, Battaglia. Poche righe più sotto, vedete, alla mia morte consegnare tutto al capitano Giovanni Cordera, oppure distruggete tutto scrupolosamente. Perché? Perché ovviamente contiene un sacco, moltissime informazioni che potevano essere per allora anche compromettenti. Cos'è successo quella notte a Nantucket? Tutti sappiamo che una nave svedese, a causa di una collisione effettivamente, ha affondato la nostra nave, la turbonave Andrea Doria. Perché? Beh, su questo direi che non è oggi il momento di raccontare le vicende esatte di come andarono quelle cose. Ma c'è qualcosa che secondo me è stato straordinario in quell'evento. Il fatto stesso che l'Andrea Doria sia affondata, effettivamente illuminata a giorno.
E questo, se da una parte ha reso facili, per così dire, le operazioni in alto mare di recupero e di evacuazione di tutto l'equipaggio e del personale a bordo, dall'altra parte, per me, è stato anche un senso di intitolare questo capitolo "Affonderemo in grande stile". Qui vedete la nave, indicativamente verso le 2:30, le 3 del mattino, completamente sbandata. L'Andrea Doria entra in collisione con la Stockholm alle 11 di sera. Affonderà 11 ore dopo, quindi una lunga agonia, lenta, che la porterà a derivare sull'Oceano Atlantico. E l'acqua continuava ad entrare. Ovviamente mentre entra l'acqua ci sono molte cose che succedono a bordo della nave, tra cui ovviamente anche la nafta che si riversa. Ma c'è un dettaglio, considerate che qui non si vede tutta l'opera viva stessa della nave che sta sott'acqua. Beh, sotto a 10-11 metri di profondità, per tutta la notte, hanno lavorato affinché fosse possibile mantenere a galla il più possibile la nave. Quindi davvero un senso eroico di questo equipaggio, che nel momento in cui una nave affonda, stanno all'interno e la illuminano. E l'illuminazione è quello che ha dato sicurezza a chi era a bordo, ha fatto sì che si potesse vedere e ha fatto sì che ovviamente si potessero svolgere correttamente le operazioni. L'anno scorso, quando sono stato, un subacqueo americano mi ha regalato un reperto, che è quello che vedete alle mie spalle. È una delle lampade che viene dalla sala macchine dell'Andrea Doria. Per me aveva un significato enorme da un punto di vista storico, ma anche chiaramente affettivo. Quando l'ho visto, per me è stata chiara una cosa, che quel reperto avrebbe dovuto essere poi successivamente donato alla Fondazione Ansaldo a Genova. Perché? Perché questo archivio oggi ha tutto il passato della nave, ha la sua storia, eppure non ha niente del relitto. E così io ho pensato sempre che questa cosa dovesse ritornare, questo oggetto dovesse ritornare a Genova, davvero, perché la luce dell'Andrea Doria brilli per sempre, perché ci sia un senso di continuità, proprio lì nella sala macchine dove si sono indaffarati per ore affinché questa nave in agonia stesse a galla quanto più possibile. Ho detto che abbiamo lavorato molto sul passato, ma allo stesso tempo va bene, dovevamo dare un omaggio e volevo dare un omaggio, ma volevo anche fare qualcosa di nuovo, perché è giusto che quando si organizzi un'immersione, un'esplorazione, una spedizione subacquea, si aggiunga qualche cosa. Quindi da una parte c'è stata la necessità di filmare tutto il relitto da poppa a prua, un lavoro che non veniva fatto da molti decenni, da molti anni. Perché questo? Perché volevo vedere quale cosa rimarrà dell'Andrea Doria fra 10 o fra 20 anni, da una parte. Dall'altra parte, ovviamente, mi interessava andare ad immergermi su ciò che resta della prua della Stockholm, il lato B della storia. Per noi italiani la Stockholm è la nave cattiva che ha affondato la nostra ammiraglia. Al di là del decidere se sia realmente così oppure no, là sotto, a oltre 1,5 miglia di distanza dal relitto, si trova un moncone di relitto della Stockholm. Siamo stati, con orgoglio posso dire, i primi italiani ad immergersi, anche i subacquei numero 4, 5 e 6, per quelli che si sono immerse unicamente le persone della Tenacious che hanno scoperto il relitto della Stockholm su questa porzione di relitto. Per noi ha avuto il significato di aggiungere un tassello alla storia, di capire effettivamente ciò che c'è là sotto, perché nessuno lo ha mai saputo a tutti gli effetti. Anche negli atti di processo che ci sono stati in Italia, in Svezia, piuttosto che negli Stati Uniti d'America, ci sono ovviamente diverse versioni dei fatti, come normale che sia, da una parte, e dall'altra parte esistono diverse versioni dei fatti se la prua della Stockholm stia all'interno dell'Andrea Doria, se sia caduta, oppure dove è. Quello che si sa è che una parte era stata tagliata dai marinai stessi, poiché la nave svedese era rimasta vincolata al fondo dell'oceano attraverso le sue catene, quindi era impossibilitata a muoversi. Infatti l'immagine che vedete, che cos'è? La Stockholm che rientra a New York quasi un giorno e mezzo dopo, quando tagliano effettivamente una parte di prua. Qui vedete ancora addirittura una biscaglina che era stata utilizzata proprio per fare i lavori con la fiamma ossidrica di taglio.
Beh, che cosa c'è sul fondo dell'Oceano Atlantico? Siamo andati a vederlo e oggi volevo farvelo vedere. Quella che ribolle non è acqua che viene dall'elica, è la corrente che sbatte sulle cime. America Indian har fått ett nytt fartyg i och med att Götaverken levererat Stockholm, det största passagerarfartyg som byggts i Norden. SF-journalen är här ombord för att föreviga leveransturen. Considerate che sul fondo dell'oceano c'è una piccola porzione della nave. Cosa significa piccola? 15-18 metri di lunghezza per non più di 2 metri, 3 metri al massimo di altezza. Quindi significa che è un relitto che non offre alcun riparo al subacqueo nel momento in cui è sott'acqua. L'Andrea Doria, per quanto grande sia, comunque offre dei punti in cui ci si può riparare sottomurata dalla corrente, ma qui assolutamente no. Su questa porzione di relitto siamo stati un po' più di 25 minuti come tempo di fondo. Che cosa si voleva fare? Cercare di capire effettivamente anzitutto cosa si stesse guardando. Abbiamo trovato questa, che è sicuramente una delle paratie della nave. Poi non me ne vogliono i biologi, ma la nave è così abitata, è così concrezionata certe volte, che è impossibile capire ciò che si guarda. Per quello che anche se il relitto è piccolo siamo stati relativamente molto tempo, perché era difficile alcune volte capire ciò che si osservava. Io volevo cercare un'ancora, perché so che due sono state tagliate. E le cercavo, in realtà ci sono passato davanti moltissime volte, continuavo a non vederle, alla fine ne ho trovata una, l'altra non è lì, di questo è sicuro. Il fatto già di non averla trovata, l'altra, è sicuramente uno spunto di volerci tornare, eppure vi posso garantire che
questa è un'immersione che non rifarei mai nella mia vita, mai. L'immersione più difficile che abbia mai fatto, non l'Andrea Doria, la prua della Stockholm è stata impressionante per la difficoltà, per la forza della corrente, per le condizioni in cui realmente si era. E poi ce ne stavamo quasi per andare, a un certo punto mi sono girato e ho detto: ma è questa? Questa è l'inizio, è una delle marre dell'ancora. Tra un po' la ricomincerete a riconoscere. È capovolta, è sotto sopra. Noi è stata una soddisfazione grandissima averla vista, perché improvvisamente capisci che quello non sono lamiere, è un pezzo di storia, assume un significato diverso. Infine ci avviamo verso le conclusioni. Tutti sanno che dall'Andrea Doria è stato preso molto, moltissimi oggetti. Qual è l'oggetto più preso in assoluto? Il piatto. Anzitutto perché? Perché l'Andrea Doria era divisa, sì, in tre classi, ma poi esistevano ovviamente tutte le porcellane di bordo che erano divise ovviamente anche per le funzioni che l'equipaggio svolgeva a bordo della nave. Quindi esistevano le porcellane per la parte dell'ospedale, per gli ufficiali di coperta, per quelli di sottocoperta, per quelli di macchina e via via discorrendo. Insomma, ognuno mangiava in un piatto proprio. Considerate che vi era addirittura una sedia che era dedicata agli ospiti ebrei, che quindi avevano magari una dieta kosher e pertanto avevano una linea ad essi dedicata. Allora io ho pensato che sarebbe stato giusto portare un omaggio su questa nave. Tra i vari omaggi che si potevano portare, anche perché se pensiamo alle spedizioni italiane che sono venute prima di noi, la prima fra tutte quella di Vailati, aveva portato un manufatto, aveva portato una targa in bronzo che era stata messa all'interno della plancia di comando. Quella targa poi è stata presa nelle spedizioni successive ed è stata rivenduta tra le altre cose. Beh, io ho pensato che forse l'oggetto che forse andava riportato di più in assoluto era un piatto, perché era proprio il simbolo di ciò che era stato sottratto la maggior numero di volte. E così, attraverso la collaborazione con un artista che si chiama Emanuela Rossato, ho fatto realizzare 12 pezzi dipinti a mano, di cui il numero uno è stato donato al Comune di Genova quando ci hanno insignito del patrocinio della città per andare in America ed immergersi sulla nave. E in realtà il numero due è stato regalato a Stefano Carletti, il primo italiano, l'unico oramai purtroppo superstite di quella spedizione. Il numero tre è stato nascosto tra le lamiere dell'Andrea Doria, dove alla fine avevo molti dubbi anche e molte domande dove avrei potuto metterlo. Alla fine ho scelto un punto, ho scelto di andare laggiù dove effettivamente la Stockholm ha colpito la nostra ammiraglia. E così è stata effettivamente l'ultima immersione svolta. Siamo scesi con questo piatto all'interno di un retino, ci siamo infilati insomma fra fango e lamiere ed è stato letteralmente sepolto sotto, dentro la nave, perché diventi un tutt'uno. Chi sono loro? Una parte dei naufraghi dell'Andrea Doria che ritornano in patria. Questa è un'immagine bellissima che rappresenta anche un'epoca. Una parte dell'equipaggio rientra con dei voli e arrivano dove? A Milano Malpensa, un aeroporto per me di casa, poiché essendo varesino abito praticamente nei pressi dell'aeroporto, ma una parte dell'equipaggio ritorna attraverso l'Atlantico e quindi ha proprio il senso ancora di una immigrazione inversa in questo caso. E per me era un'immagine bellissima di uomini che tutto sommato sono felici di aver salvato la vita e di ritornare, di raccontare una storia italiana. Volevo salutarvi con un servizio.
Questo è un servizio giornalistico che un'emittente televisiva americana dello stato del Massachusetts ha voluto tributarci al rientro dell'ultimo giorno della spedizione del 2023. È molto particolare, molto diverso rispetto a un servizio giornalistico che vedremmo fatto in Italia. A me il montaggio ricorda sempre un pochino i film di Quentin Tarantino, però rappresenta effettivamente anche lo spirito americano. A loro piaceva una cosa, innanzitutto, il fatto che gli italiani fossero tornati sulla nave degli italiani. E questo è quello che ci hanno realizzato. Traveling in eerily similar conditions, the SS Andrea Doria, an Italian luxury ocean liner, was struck by the MS Stockholm. Now, as Italian divers return to survey the wreck, Chronicle gets an exclusive first look. That story and more as Chronicle dives into hidden history. This is Chronicle on WCBB Channel 5. Allora... A sunken ship is by its nature hidden history, which is why on this, the 67th anniversary of the sinking of the Andrea Doria, this Italian team of divers has come to brave these waters and touch their past. Let's meet the crew. DV Tenacious is first and foremost a dive boat looking for new shipwrecks, diving deeper shipwrecks. Arrivederci! The meaning of our expedition was to film because we want to know what is the future of the wreck. So I just put the last diver into the water. Seven people living on the boat for 7 days. So things get a little messy. Lines off! The Andrea Doria is a famed Italian liner. I mean, after World War II, the Italian line basically rejuvenated with the Andrea Doria. Designed by Italian architect Giulio Minaletti, it was literally a luxury hotel on water. The Stockholm, in contrast, was smaller and more practical, but fitted with an ice-breaking bow that would prove fatal. The Stockholm basically T-boned the Andrea Doria just forward of midship. Almost everyone was rescued, because the conditions were favorable. The ship keeled over, heeled over on her starboard side and sank, I think around 10-15 on July 26th. E la cosa più interessante che potremmo fare. During the week, day by day on the wreck, we decided what we have to do. Most part of the ship nowadays is collapsed, so it's going to disappear probably in a decade. The Andrea Doria should become a flat wreck. The Italian divers take to the water and after a challenging first cycle are blessed with no current and these spectacular views as they remove years of sediment and place hands on the hull of what was once their national pride. We see Andrea Doria, Tota, and the anchor. It was amazing. Besides these memories, the crew of the DV Tenacious recovered artifacts, including plates, teacups, and this one-of-a-kind vase. Typically just see like a brim sticking out or like an impression in the mud. You try to clean it up, see what it is, and hope it's intact like those pieces. And sometimes you get really excited and it comes out like these pieces, but they still have the logo on it, so that's a nice find. But nothing found on the ocean floor can compare with the moment Italian diver David Dunna made this connection. July 1956, Alfredo Brunoli, my grandfather, was on board. Today, David Dunna is here. That's all. So, the goal of our expedition was to show the future of the wreck. I think that we have a very fine future because Andrea Doria has more to say. 51 lives were lost after the collision of the Stockholm and the Andrea Doria.
more than 1,600 people were rescued. The most dramatic survival story involves a 14-year-old girl who was sleeping on the Andrea Doria and thrown onto the deck of the Stockholm during impact. Linda Morgan was dubbed the Miracle Girl for surviving without serious injury. This Italian expedition was only the latest to the wreckage of the Andrea Doria. Divers have been exploring the sunken ship for decades now. Bene, io vi ringrazio. E vorrei concludere solo con pochissime parole. In America ho chiesto ai miei compagni di spedizione più volte perché per voi l'Andrea Doria ha un significato, perché per noi italiani è facile capirlo, ma nessuno di loro è italo-americano, sono nativi americani o sono, voglio dire, americani di seconda, di terza generazione, che non hanno spesso connessioni con la nostra penisola, con il bel paese. Eppure tutti loro mi hanno risposto con delle parole molto semplici, che però penso che riempiano di orgoglio tutti noi. Loro hanno detto semplicemente perché è una nave italiana. E questo è il bello dell'Andrea Doria. Paolo, per la lettura delle motivazioni. Che faccio? Perché c'è da dare un discorso. Tutto quello che Andrea ci ha detto e mostrato è contenuto in un libro bellissimo che io ho letto in 10 ore, tutto d'un fiato, perché non si può smettere. Lui non lo dirà mai, perché non si fa pubblicità, è un ragazzo molto modesto, ma vi invito a comprare il libro che si chiama Andrea Doria, un lembo d'Italia. Bellissimo. Riceve il tridente con questa motivazione. Per aver fatto precedere le sue esplorazioni da approfondite ricerche storiche, culturali e antropologiche che hanno avuto riscontro finale nell'attività subacquea quale mezzo di conoscenza e confronto con le fonti letterarie e bibliografiche. Non già quindi l'immersione per l'immersione stessa, ma lo studio e l'analisi di fatti ed eventi. Il ruolo della ricerca storica è fondamentale per chi vuole interpretare il mondo attraverso le scienze e le tecniche subacquee. Egli incarna inoltre il senso di avventuroso viaggiatore che attraverso il suo legame con il passato porta a compimento la divulgazione del suo continuo ricercare. Se qualcuno avesse delle domande, adesso aspettiamo un attimo che ovviamente Edoardo e Roberto conferiscano anche loro un riconoscimento, se qualcuno ovviamente avrà delle domande successive sull'Andrea Doria, è un'occasione irripetibile con Andrea qui presente. Allora, se ci sono delle domande per Andrea, questo è il momento giusto.
Era con te? Ah, eccolo lì, Piazza Corvetto Milano. Vecchio mio forte istruttore ai tempi dei tempi. Bene, bravi. Temperatura dell'acqua e corrente, quanta c'è? La temperatura dell'acqua è di 6-7 gradi, la corrente varia ovviamente, normalmente ha un'intensità che va da 3 nodi a 5 nodi, 5 nodi e mezzo, queste sono le correnti che ci sono. Noi effettuavamo 2 immersioni al giorno, tutti i giorni, e la durata delle immersioni andava da 120 minuti fino a un massimo di 150 minuti. In realtà anche vi racconterò questa cosa, avete visto nelle immagini che io avevo dei guanti gialli. Il primo anno sono andato con i guanti stagni, il secondo anno, sapendo che dovevo filmare e manovrare molto di più, volevo evitarli a tutti i costi. E poi ho detto, insomma, se Carletti c'era andato 55 anni prima a mani nudi, penso che possa farlo anch'io. E così ho detto, a mani nude. E vi posso dire che dopo un po' l'acqua era realmente molto fredda, anche perché loro facevano immersioni che erano di 50 minuti. Quando passi le 2 ore, alcune volte avevi proprio dolore. Però alla fine era iniziale, psicologico, no? Poi dopo un po' in realtà ti anestetizzi al freddo. E così le dita tornavano a funzionare e lavorare da sole. Chi è andato nella nave svedese prima di te, a Stoccolma? Sì, si sono immersi Joe Masrani, il capitano della Tenacious, Steve Gatto, e un terzo americano. Loro mi hanno chiesto conferma che ci fosse, a dire la verità. Mi hanno detto, ma tu l'hai vista? Perché quando sono andati loro avevano delle immagini molto molto torbide. A circa 1,6 miglia. Sì, è lì, però anzitutto ci troviamo sull'orlo della piattaforma comunque continentale. E poi è vero che stiamo cercando più che un ago in un pagliaio, cioè 18 metri per 2 metri in aperto oceano sono nulla. Il banco di Nantucket a quella distanza da terra ha tutta la stessa profondità, metro più metro meno ovviamente, però è quella la profondità. Tra l'altro anche quando abbiamo pedagnato il relitto ovviamente l'abbiamo provato 3 volte, perché ovviamente solo anche l'intensità stessa della corrente, comunque la forza del vento, spostano ovviamente la nostra imbarcazione, pertanto riuscire ad afferrarlo era difficile a tutti gli effetti. Beh, insomma, vi racconterò anche questo aneddoto se avete 2 minuti in più. Il capitano della Tenacious mi aveva chiesto di fare 2 operazioni sull'Andrea Doria, effettivamente di pedagnare il relitto, quindi una volta che l'ancora era afferrata, no, di renderla solidale, perché si sta ancorati sul relitto per 4 giorni di seguito, se le condizioni meteo-mare permettono, chiaramente. Sul relitto della Stockholm, invece, non abbiamo fatto unicamente questa immersione. Anche loro non hanno permesso all'equipaggio americano di scendere, che erano con noi, perché lo considerano anche una cosa abbastanza elitaria, insomma. A noi hanno concesso a tutti gli effetti il privilegio per il senso di poter raccontare all'interno di un film, di un documentario che sto preparando e delle immagini che poi sono confluite nel libro, di raccontare un pezzo di storia che non era conosciuto, quindi ci hanno dato questa grande opportunità. Beh, insomma, quando sono dovuto andare poi effettivamente a spedare il relitto, è stato davvero brutto, perché lì capite che avete un calumo che supera tranquillamente i 150-160 metri, con molta corrente sopra di voi, e in effetti quando io ho staccato comunque l'ancora dalle reti, da ciò che era rimasto, diciamo che ho dovuto correre abbastanza per riuscire a prenderla e rifarmi la risalita, perché effettivamente in pochissimo tempo l'ancora viaggia estremamente veloce. E poi
ritornato in superficie, io ero convinto che l'ancora fosse libera, perché comunque l'avevo non richiuso l'ancora, non era un'ancora ombrello, ma nel senso avevo preso una cima e l'avevo chiusa su se stessa, in modo tale che non si fermasse nel fondale. Io non so maledettamente dove si fosse incastrata, perché mi ricordo che a un certo punto, cioè, mi ricordo perfettamente l'immersione, per molto tempo siamo andati alla deriva, poi a un certo punto ho detto bam, finita, ho detto oddio, qua è successo qualcosa. E vi posso anche dire, conoscendo appunto l'intensità della corrente, ho detto ma forse ci siamo mica incagliati nel Doria, no? Perché poteva essere tranquillamente. Quando sono salito in superficie, dopo veramente quell'inferno, ho trovato il capitano della Tenacious che urlava come un pazzo perché non riuscivano a salpare l'ancora. E quindi quando appena sono emerso mi ha detto adesso tu vai giù e la recuperi. Io ho detto no, guarda, io laggiù non ci torno, veramente. Ho detto guarda, non mi interessa, troviamo un modo, ma da qui quest'altro, ti ricompero le cime, faccio quello che vuoi, ma laggiù io non voglio tornarci. Alla fine probabilmente il buon Dio davvero ha guardato in terra, perché è passato un bel po' di tempo, ma quell'ancora si è mollata. Io spero sempre che lui si sia segnato alla coordinata, ho detto magari all'altro pezzo di relitto che non ha... Sì. Sì. Ancora una domanda qua di carattere tecnico, chiedo scusa. Ma come fanno i coralli a non intaccare le ceramiche, i piatti? Le ceramiche sono materiali molto duri, in qualsiasi parte del mondo andrete ad immergervi, troverete che in realtà le ceramiche sono le parti che difficilmente hanno concrezioni marine, al massimo hanno patine, hanno alghe, batteri, ma difficilmente avranno altri animali o piante viventi che le concretizzano a tutti gli effetti. Qui non lo avete visto, ma per esempio nella prima settimana di immersioni siamo riusciti a filmare gli interni di una cabina, quindi abbiamo ritrovato effettivamente sia la costruzione della nave come era, ma anche il lavandino ancora in perfetto stato di funzionamento e via di via discorrendo. No, si può prendere con il permesso. I reperti che avete visto in buona parte sono stati donati al... o saranno donati, perché poi in realtà in America vengono tutti restaurati prima di essere diciamo ceduti agli enti pubblici, al Museo Marittimo del New Jersey. Una parte verranno in Italia, adesso sto lavorando con l'equipaggio americano e con coloro che detengono i diritti di recupero della nave per portare una parte della nave, del relitto, in Italia. Si sta cercando di vedere che cosa si può portare e come lo si può fare. Grazie tantissimo. Grazie a tutti.